tutti ragazzi, sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Eccoci qua con la nuova tappa, come avete letto dal titolo qua sotto, del vlog tour, tutto dedicato a uno dei libri più belli che ho letto lo scorso anno. Sto parlando di Alice from Wonderland di Alessia Coppola. Sono davvero contentissima di far parte di questo progetto, un progetto a cui tengo particolarmente e che abbiamo organizzato io e tutte le ragazze che vedrete appunto durante questo vlog tour, di cui vi lascio qua sotto l'immagine per vedere quali sono le prossime tappe e ovviamente anche sotto i video delle tappe precedenti. Già sono usciti 3 video, il mio è il quarto, e oggi noi parliamo in maniera molto generale di quelli che sono a mio parere i libri che vi consiglio di leggere se avete amato Alice from Wonderland, oppure i libri che magari voi avete letto e non avendo letto Alice from Wonderland, avendo amato quelli, potreste amare anche Alice. Però quello di oggi, essendo un video molto particolare, deve essere fatto in un determinato modo, quindi change il video in 2 categorie, certo 2, e in pratica oggi vi mostrerò alcuni titoli per chi è solo amante di libri, solo per chi è amante di fumetti, ma anche per chi ovviamente li ama tutte e due, quindi sono testi che vanno bene per ambedue le categorie. Ma partiamo dai libri, che forse è quella parte che vi interessa di più. Sicuramente Alice from Wonderland è adatto per tutti coloro che hanno amato la storia originale di Alice, di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Attraverso lo Specchio. È sicuramente, come ben sapete, uno dei miei libri preferiti. Io penso di averlo riletto non so quante volte questo libro, e se amate Alice, ma anche se non amate Alice, perché mi sono resa conto che tanta gente che ha amato Alice from Wonderland in realtà non ha apprezzato totalmente la storia originale di Lewis Carroll, quindi potrebbe essere anche un ottimo motivo per magari abbandonare quelli che sono i disprezzi che avete con la storia originale, dedicarvi a qualcosa di totalmente diverso che dalla storia originale deriva, ma di cui in realtà, a parte i personaggi e le ambientazioni, ha veramente molto molto poco. Quindi sicuramente se avete amato il testo originale, Alice from Wonderland fa per voi. Se vi ricordate, nel video recensione che feci quando lessi Alice from Wonderland, vi dissi che all'interno della storia si trovano ambientazioni totalmente anche molto in stile bartoniano, quindi riprese moltissimo, oltre che dal libro originale, dalla storia della Disney, ma anche dal film scritto e diretto da Tim Burton. Ecco perché, se avete amato ovviamente quel film, avete amato Alice e volete approcciarvi al mondo di Alice from Wonderland, vi consiglio anche il libro tratto dal film di Tim Burton, appunto Alice from Wonderland. In pratica riprende tutta la storia di Alice in Wonderland di Tim Burton, solamente che è scritto a libro, per di più è un libro veramente bellissimo, una storia che ho amato tantissimo. E ovviamente mi sento di consigliarvelo perché è molto molto carino, è un libro della Disney, quindi immaginate, si legge veramente in fretta, ma all'interno ci sono anche delle belle illustrazioni. Quindi ovviamente, sicuramente se avete amato il film di Tim Burton, anche Alice from Wonderland potrebbe essere ovviamente nelle vostre corde. L'ultimo libro che vi voglio nominare in realtà è un libro che io ancora non ho letto, ma che leggerò veramente molto molto presto, ma che so che chi ha letto ha apprezzato tantissimo. Sto parlando di un libro di un autore italiano ed è Alice nel Paese delle Vaporità di Francesco Dimitri. Di questo libro non vi posso dire nulla per il semplice fatto che io ovviamente ancora non l'ho letto, però so essere un libro veramente molto molto apprezzato, quindi potremo scoprirlo assieme. Passando invece alla parte fumettistica di questo video, quindi alcuni titoli a carattere sia manga che graphic novel, che fumetti in generale, che ho letto, che ho apprezzato e che mi sento di consigliare se amate Alice nel Paese delle Meraviglie, o se avete letto Alice from Wonderland, o semplicemente se vi piace questo genere di fumetti ma volete approcciarvi a Alice from Wonderland, beh, questi sono i titoli che io vi consiglio e che mi sento possano fare per voi. Il primo fra tutti è Risaputo, una serie che per di più si è conclusa questo mese in fumetteria. Sto parlando di Pandora Arts di Jumo Mochizuki. Questa è una serie che inizialmente, come ben sapete, non ho apprezzato al 100%, soprattutto il primo volume e mezzo, poi una storia che ho amato alla follia. Riprende alla perfezione, soprattutto nelle ambientazioni e in determinati, diciamo, momenti della storia, quello che è totale mondo di Alice, un mondo molto confusionario ma che allo stesso tempo è molto ben costruito, con personaggi o modi di dire di alcuni personaggi che richiamano alla perfezione il mondo di Alice. Abbiamo un cappellaio matto, abbiamo il gatto del Cheshire, abbiamo Alice, anche se è un Alice un po' diversa dal solito, abbiamo ambientazioni veramente molto cupe, molto creepy, molto dark, che si rifanno alla perfezione a quello che è il totale mondo di Alice. E quindi, se amate manga ovviamente e
non vi posso che consigliare questo. Soprattutto se avete letto questo, leggetevi Alice from Wonderland, perché potreste sicuramente amarlo alla follia. In questo caso voglio consigliarvi invece un volume autoconclusivo molto molto breve, ma che ho apprezzato tantissimo per la sua comicità, per lo suo stile, per il loro stile in realtà, perché parliamo di un volume delle Clamp. Come sapete sono quattro autrici mangaka che io amo alla follia, e sto parlando di Miyuki in Wonderland. Che cos'ha questo volume in particolare che vi consiglio nel caso abbiate letto Alice from Wonderland, o nel caso abbiate letto questo, di leggere nel caso vogliate approcciarvi a Alice from Wonderland? Praticamente a tutto il mondo di Alice è vista in una chiave totalmente comica, anche un po' diciamo josei per molti aspetti, queste tematiche che richiamano un po' lo scambio di sessi, il gender, gli yoi josei che hanno le Clamp, che è una cosa che le contraddistingue molto, e ovviamente anche tutto il mondo, i personaggi che ci troviamo dentro, che richiamano alla perfezione tutto quello che è il mondo di Alice. Quindi se avete apprezzato Miyuki in Wonderland, leggete manga, volete magari approcciarvi a qualcosa di cartaceo che sia un bel libro che richiama il mondo di Alice, sicuramente Alice from Wonderland fa per voi. Ora il gatto salta. L'ultimo titolo appunto che voglio consigliarvi è un graphic novel di Chavou e Colette, ed è Alice nel Paese delle Meraviglie, tipicamente un graphic novel della noir che tratta della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, che si rifà molto a quella che è la storia classica, con un'Alice però che ricalca molto più quella che è l'Alice vera e propria. Infatti dovete sapere che in realtà l'Alice vera e propria, quella fisica, non aveva i capelli biondi, aveva i capelli neri. Infatti questa ragazza, questa Alice, ha i capelli neri, quindi è un'Alice molto più veritiera, un'Alice molto più rifatta a quella che è l'Alice reale da cui Carroll si è ispirato per scrivere Alice from Wonderland. E quindi mi sento di consigliarvi anche questo, perché ricalca la storia di Carroll però con un'Alice più reale e più insomma dedita a quella che è la vera e propria Alice esistita. Ok ragazzi, dopo questo giro immenso di parole e di titoli, spero di non avervi annoiato, spero di avervi fatto conoscere titoli nuovi, di avervi incuriosito in qualche modo, se conoscevate questi titoli, ad approcciarvi anche ad Alice from Wonderland, perché un pezzettino di Alice from Wonderland in realtà è l'unico dei titoli che vi ho nominato. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguite anche tutte le altre tappe del vlog tour, e vi aspettiamo ovviamente in ognuno dei video che usciranno e in ognuno dei video che sono usciti. Noi invece in generale ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione grandissimo e mi raccomando state attenti dove mettete i piedi, perché la tana del bianconiglio potrebbe essere nascosta ovunque. Ciao!